Siamo in onda? Sì, oh. Eccoci qua, domenica mattina, ore 11:22, quale buon momento per fare un nuovo episodio delle avventure a realismo. A che episodio siamo arrivati? Non mi ricordo, tipo 7, 8, mi sa 8. Sì, ok, e dove siamo arrivati l'ultima volta? Sì, abbiamo incontrato quelli che sembrano quelli chiamati Iene, insomma, dal WLF, oppure come suggerisce qua il menu, i serafiti, ormai già detto, che hanno questa specie di, sono vestiti una specie di saio, no? Dei preti, ma non sono molto lontani da questa figura, perché appunto sembrano seguire una specie di culto. Adesso vedremo. Noi eravamo per la strada verso l'ospedale, tanto avviamo. Controllavo se su Twitch non ci fosse nulla di strano, ok. Dovremmo essere on, adesso ci guardo. Intanto che carica, sì, abbiamo superato quello sconto, però in questo caso l'abbiamo skippato bellamente perché siamo a realismo e così non abbiamo consumato nessuna risorsa essenziale. Se no potevamo, senza scatenare, diciamo, uno sconto alla Rambo, visto anche la mappa con molta vegetazione. Vediamo, vado un attimo sul mio Twitch. Sì, siamo on, ok. Ah sì, avevamo appena ucciso questa ragazza che giocava Hotline Miami, non si sa se l'1 o il 2, non riesco a capirlo. E siamo già dentro l'ospedale, infatti c'era scritto i serafiti, però in verità sono finiti, speriamo, cioè nel senso da qui, perché ormai siamo qui dentro. Ecco, abbiamo già il nostro follower fantasma, che secondo me è una spia dei poteri forti, perché non è possibile che ogni volta che io vado on, o è uno che non ha nulla da fare. Ah, esatto, che eravamo andati qui a prendere questa chiave inglese l'ultima volta, quindi non ci ha salvato fondamentalmente, però abbiamo già recuperato il salvataggio facendo queste due azioni, ok. O forbici fondamentali, dalla punta arrotondata, speriamo. E qua dovremmo essere già dentro l'ospedale in teoria, anche se siamo passati da quest'acqua. Comunque la soundtrack di Hotline Miami 2 è Parte è spaventosa. partita, siamo per fare le valigie. Bene, la mia ragazza mi aspetta all'avamposto. Mi prendi per il Devo culo. andare di Ti hanno sopra. messo con Joe. Ehi, siamo brave insieme. Ci credo. Giustamente qua. Vuoi un consiglio? Certo, terrò presente. Cazzo, le iene si stanno avvicinando. Calma, ci devono morire tutti. Ehi, sai perché ci hanno richiamato tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. È arrivato il tempo. Pensa a cosa è successo l'ultima volta. Neanche Isaac è così matto. Gira questa luce. Ok, non potevo attaccarla perché stava parlando, però come possiamo svangarla qui? Ah, ora ricordo, devo andare tipo lassù. Tuttavia lui non mi vede. Qui adesso infatti non sarà facile, già vi metto le mani avanti, però la soluzione, ovvero la porta, il luogo a cui dovremmo raggiungere. Ecco, ti pareva.
Non c'è il tizio quassù. Inutile dire che triangolo non ha funzionato per chi se lo fosse chiesto. Perché, boh, sembrava abbastanza attento il ragazzo. Già avevo fatto un casino. Però magari. Aia, ecco, no, senza magari, ho detto. Qua su potrebbe essere un ottimo luogo per attirarli tutti. Ah no, guarda, si può correre addirittura lì. Però non posso perché c'è lui che mi cerca, ovviamente. Però se io facessi il giro, magari. No, niente, si accorgono. Devo capire perché a volte gli umani si accorgono. Forse quando sono in allerta. Ecco appunto, quando sono in allerta. Viene, si stanno avvicinando. Di sopra. Sai che ti Basta, ora dico? via, ci devo Adesso coprire ne tutti. proviamo un po'. Ehi, sai perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. No, pensa cosa è successo l'ultima volta. Anche Isaac è Proviamo un po' morto. di soluzioni, vediamo dove si può. Ma che cavolo? Bello che ci sono mille passaggi. Però buono a sapersi che lì si può andare. Vediamo se facendo un po' più veloce, perché uno magari c'ha paura. Quindi dicevo, non riesco a capire se gli umani a realismo, con la levetta premuta al massimo da abbassato, mi sentono. Perché a volte pare di sì. Le iene si Qua stanno avvicinando c'è di il sopra. vetro. Bastardi, ma via, ci devono morire tutti. Ehi, sai perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. No, pensa cosa è successo l'ultima volta. Anche Isaac è morto. Gira questa luce. Esatto, quello lì sta uscendo lì. Byron, siamo pochi per la missione. Vuoi Oh, è dirci pieno come di andranno gente. i tuoi giochini? Di questo passo ci vorrà tutto il giorno. Servono almeno due squadre in più per spostare la roba in inventario. Stiamo aspettando Linda. Forse hanno trovato Bevi al parco. Anche l'ultimo gruppo aveva incontrato due iene. Vedrai che arriveranno presto. Dobbiamo sbrigarci, questo posto non è sicuro. Io non ci resto qui dopo il tramonto. Oh, bravi, andate via. Lui sapevo che sarebbe venuto fino qua. Oh, abbassati un po'. Vediamo cosa fa. Ma guardalo! Niente, tanto dovevo fuggire. Lì comunque è già un buon punto perché. Le iene si stanno Devo andare avvicinando. di sopra. Bastardi maniaci, devono morire tutti. Ehi, sai perché ci hanno richiamati tutti Io invece io all'avamposto? riprovo. Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. No, pensa cosa è successo l'ultima volta. Neanche Isaac è così matto. Gira questa voce. Dove è andata a finire? Ok. Volevo provare a fare una cosa.
Proviamo qui. Non so dove sono le scale, non mi ricordo. Niente. E bisogna ritrovare le scale assolutamente per poter salire. Però qua è troppo rischioso, devi salire, è un Piani si macello. stanno avvicinando di sopra. Bastardi maniaci, devono morire tutti. Ehi, sai perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. Pensa cosa è successo l'ultima volta. Che hai? Mi piacciono un bel po' sti luoghi qui così. Sbaglio, siamo pochi per la missione. Whitney sarà nascosta con i suoi giochini. Di questo passo ci vorrà tutto il giorno. Servono almeno due squadre in più per spostare la roba in inventario. Stiamo accettando il via. Lui arriva Ho lì. trovato Brady al parco. Anche l'ultimo gruppo avrà incontrato Brady. Vedrai che arriveranno per qua. Dobbiamo sbrigarci, questo posto non è sicuro. Io non ci resto qui dopo il tramonto. Neanch'io. Ecco, lui va via. Lei dovrebbe tornare e la facciamo secca subito. Tanto c'è qualcuno che ci vedrà sicuramente. Smanetto triangolo. Adesso c'è lui che ci ha visto l'altra volta. Lui verrà a vedere il cadavere. Sapevo che tanto un terzo ci avrebbe visto. Porca miseria, è pieno. Colpito quello da distanza siderale, però allora l'idea non è male, però Stanno avvicinando. il terzo tizio non ci deve Bastardi maniaci, vedere. devono morire tutti. Questo sarà un Ehi, altro sai perché ci hanno scontro richiamati tutti all'avamposto? pesante. Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse Fino a qua arrivata abbiamo l'ora di detto combattere. abbastanza safe. Pensa cosa è successo l'ultima volta. Anche Se io mi Isaac ha dato ordine ricordassi già il di riconquistare luogo dove devo il centro. andare, potrebbe essere già utile, ma non mi ricordo. No! Cosa vuol dire qualcosa si è mosso? Ho sempre fatto così. Non c'è niente. Nemico avvistato! Dietro la scrivania! Tanto mi avrebbero colpito da lontano, niente da fare.
Che sfiga, mi hanno sentito per una cosa mai fatta. Le iene si stanno Devo avvicinando. andare di sopra. Bastardi maniaci, devono morire tutti. Ehi, sai perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. No, pensa a cosa è successo l'ultima volta. Se io tipo faccio fuori questo e voglio provare una cavolata, eh. Sicuro non mi fa triangolo e perdo, però. Sto smanettando triangolo già da adesso. Incredibile. Non benissimo, ma almeno me l'ha fatto. Mamma mia. Sbaglio, siamo pochi per la missione. Wilton sarà nascosta con i suoi uomini. Di questo passo ci vorrà tutto il giorno. Servono almeno due squadre in più per spostare la roba in inventario. Stiamo aspettando Lydia. Forse hanno trovato Baby al parco. Anche l'ultimo gruppo avete incontrato. Il parco dove eravamo noi prima. Nella Dobbiamo puntata ritirarci, questo precedente. non è sicuro. Io non ci resto qui dopo il giorno. Neanch'io. Facciamo come Metal Gear, va? Aspettiamo che un attimo le acque si calmano. Per fortuna. Oh, porca miseria. Ah no, ok, mi ha fatto l'uccisione istantanea perché avevo poca vita. Oh, sono proprio furbi. Già c'era capitato una volta di essere stati presi Le così. iene si stanno Devo andare avvicinando. di sopra. Bastardi maniaci, devono morire tutti. Ehi. Sai perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. No, pensa a cosa è successo l'ultima volta. Neanche Isaac è così matto. Allora, adesso voglio provare a prendere lui da dietro, però c'è quello lassù sulla torretta che sicuramente mi vede, vediamo. Perché così prendere lui così è più safe. Mamma mia, quello della torretta si era appena girato. Sto già schiacciando triangolo. Hai visto? Però mi stava sentendo, incredibile. Quasi quasi, questo è più bello. Adesso fanno il dialogo.
sbaglio, siamo pochi per la missione. Wilson sarà nascosta qui per di questo passo ci vorrà tutto il giorno. Servono almeno due squadrette per spostare la roba in inventario. Stiamo aspettando lì. Forse hanno trovato Baby al parco. Anche l'ultimo gruppo hanno incontrato. Vedrai che arriveranno presto. Dobbiamo sbrigarci, questo posto non è sicuro. E io non ci resto qui dopo il tramonto. Neanch'io. C'è qualcuno qui. Copri. Contatto visivo! Lì! Lì! Stavolta è stato un po' bifido perché non si sono coordinati e quindi. Hanno trovato l'amico loro. Sono esplosi tutti, magari. Poi abbiamo liberato i veri. Ah no, è lì. È lì ancora. Sta bomba tanto per i cani, per forza. Dove è andata lei? Non vedo comunque altri posti dove passare. Come mi cercano, c'è uno laggiù. Adesso io ho paura, cioè ho paura, tanto arriverà da dietro la tenda. Ecco, infatti. Sì, Area sicura. per poco. Idem, non ho trovato niente. Idem, dov'è? Cazzo, ho sentito. Lui, c'ho paura di lui, lui vede tutto, eh. Ma mi sa che abbiamo solo osteria. Ancora sono in giro questi, eh. Sbuca fuori da lì, come non detto. La tratto come un clicker, vediamo. Ho sbagliato. Cioè al vetro bifidus. Però in teoria era lontana, era abbastanza isolato. Ecco. Ricevuto! Laura, ah sì, pareva c'era la voce da uomo. Ah!
L'abbiamo trovata! È lì! Merda! Fatto sto giro dell'oca, mentre però il mio cecchino dov'era, quello che mi stava bersagliando? È sempre lui lassù. Tiene sotto tiro però, si stuferà prima o poi. C'è l'allerta tipo Metal Gear, non ci è dato sapere. Cioè, perché arrivare a questo tipo di gameplay non ci sono, non ho mai testato così tanto. Medikit ci potremmo anche curare, in effetti. Però non siamo hardcore. Quello è un tiratore scelto, non si sa da chi, però penso. Eccola, è nostra! Da questa Catavoia. parte! Sapevo che non dovevo star così. È in trappola! Come ha fatto a sparire? Trovatela ed eliminatela! Ma in trappola. Ma in trappola ci sarai te, forse. Fatto il giro, già ti sei confuso, non c'hai capito niente. Te lo devo rifare. Dai. Poi magari tutto sto casino e mi sparano tra 2 secondi, capito qual è il fatto? Però boh, sta andando abbastanza bene, credo, perché comunque ne abbiamo fatti fuori parecchi, cioè abbiamo sfoltito un po'. Guarda, ce n'è uno laggiù, ma sarà lui. Fammi così, io mi curo. Tanto posso farne un altro. Non riesco a capire dove sono. Allora, lui il cecchino cosa dice? Mamma mia, ma dov'era lui? Ma io spero, visto che lui sta bazzicando qua, spero torni da qui e rifaccia il giro, così lo faccio secco. Sì. Ma dov'è? Mi ha visto il cecchino, credo. Perché se mi ha visto il cecchino, io. Sì. Perché se no stura erano arrivati tutti qui. Convergevano tutti a questa posizione.
Io voglio tornare lì dentro, però sicuramente di quelli laggiù sono tutti vivi. Nessuna traccia di lei. Mi sento parlare vicino. Diamo un occhio veloce. Così siamo quasi invisibili. Voglio dare un occhio veloce qua. Dove ho fatto prima il giro. Qui non c'è nessuno, pare. Sento la voce proprio in lontananza, ok. Adesso appena lui si gira, andiamo. Ti pareva? Tanto è solo lui. Ok, no, è al cecchino e basta, che comunque bene o male siamo riusciti a... un po' a fregare l'IA, nel senso che in quella zona c'è solo lui, quindi potevo anche farmi vedere per bene e non succedeva. Io passerei un attimo da qui perché non c'ho voglia di alzarmi, c'ho paura. E infatti ho fatto bene. Allora, quelli laggiù non ci sono, forse sono quelli che mi hanno seguito. Quindi adesso la tizia, quella solita col giubbottino verde, dovrebbe tornare qua. Giusto? No, guarda dove è andata, è incredibile. Fa un giro de loca allucinante. Io qua mi ricordo bene questa sparatoria, tipo l'ho fatta qui e più luogo, ecco. Io però ero entrato forse più a brutto muso da un'altra parte. E lei però non era male eliminarla, sinceramente. Mi sta troppo scomoda lei se mi becca mentre faccio delle cose. Banco! Continua così!
ridotto. Mi ha preso! Vaffanculo! Cazzo! Cioè, incredibile. Tutto da capo, caspita, ma meglio di così. Ho sparato in testa uno, cioè avevo quello preso. Ovviamente triangolo non fu... Oh! Il checkpoint? Grande! Ci facciamo subito lei, allora. No, io mi sento troppo graziato da sto checkpoint, quasi mi sento in colpa. Però tanto se il gioco l'ho previsto, meglio. È qui! Guarda, quasi faccio via via checkpoint, 9. Dai, no? Ho un piede di porco, non ho paura di usarlo. Si insolve purtroppo, ma tanto... Io ho paura che mi sparano tipo attraverso quelle cose lì. Oh, per entrare in ospedale, mamma mia, che fatica. Cioè, triangolo non funziona mai, ma invece stavolta me l'ha attivato dall'altra parte, in queste pareti sottili. Forse il gioco te lo prende, vabbè, non importa. Non abbiamo nessuna bottiglia, ma mi pare che qua nell'angolino ci fosse, eccola lì. Che paura, mi sa di troppo aperto, ci potrebbe essere chiunque. E infatti... Dai, vai via tu. Oh, guarda come punta. Perché non si appiattisce anche qui? Non veni qua per favore che triangolo... Ok.
Esatto, devo andare laggiù, mi ricordo. Cioè, adesso che ho visto la zona, mi ricordo. Cioè, ok, qua non c'è nessuno. No, c'ho paura. Se mi sbuca da lì. Se mi sbucava da lì, mamma mia, non me lo sarei mai perdonato. Alla fine, tanto qualcuno devi per forza ammazzare perché è pieno di gente. Adesso, dopo un giorno, mi guarderò un gameplay di uno che non dico senza uccidere nessuno, ma almeno mi tengo la bottiglia in caso mi coglie di sorpresa, la lancio in emergenza. E devo andare in quella porta lì, se non sbaglio. Ok. Quella frase era per dire no, non sono finiti. Mi pare di io debba andare lì, vediamo. È lì, vero, l'ho visto. Dai, la porta è lì. Ah, pensavo di avere il coltello, ho schiacciato più volte, a posto, ciao. Ah, poi era quella con triangolo, quindi. Poi mi sa che se io fossi salito sulla vedetta e facevo quel salto particolare che ho fatto in una delle prime volte, vado, sono messo malissimo. Magari qua c'era una carta tipo, no? E arrivavo direttamente qua, però di corsa, no, era pieno di gente, ho fatto bene come ho fatto, tanto lo dobbiamo fare una volta sola. Guarda come poretta Ellie, proprio messa malissimo. Si vede che siamo realistico. Boh, alla fine dai, non ci abbiamo messo troppissimo. Quante volte siamo morti? 2 o 3, no, di più, 4 o 5 forse. Abbiamo sfruttato solo un medikit, che tra l'altro possiamo rifare. Le molotov sono ben 3, quindi farei un medikit, a posto. Dobbiamo stare sempre alle frecce, comunque questa assolutamente, farne almeno una. Vabbè, alla fine sì, cioè, insomma, possiamo fare anche le frecce e fare
No, questo le lasciamo libere perché magari ci serve questa un giorno. Sei tu, Nora? Abita Ellie proprio. Diavolo, devo tornare al lavoro. Nora, io non voglio pagare per lei. Nei film mi fanno sempre paura queste scene, perché dici, qua c'erano dei tizi, però sono andati via giustamente prima che io entrassi, se no. Non gridare. Metti giù quella roba. Ti ricordi di me? Ti ricordi di me? Che cosa vuoi? Abby è passata da qui. Dove è andata? Non lo so. Se mi spari, questo posto si riempirà di soldati. Ma tu sarai morta. Dimmi dove è andata e forse ti lascio libera. Potevamo ucciderti. Forse avreste dovuto. O forse non sareste dovuti venire a Jackson. Dov'è Abby? Senti ancora le sue grida? Cosa? Io le sento ogni notte. Sì, quello stronzo non meritava nient'altro. Aiuto! Un'intrusa! Ehi, c'è nessuno! Faccio! Nora! Non sperare di salvarti! Sì, poi c'è in verità potevi passare. Ah no, bisogna passare qui poi. Sono mille shortcut, ho visto, ma non vedo niente. No, ho sbagliato. Vabbè, che tanto è un inseguimento quasi predefinito. Giulia!
possiamo ancora sistemare tutto. Sta zitta, cazzo! Abbassala, sulle mani! Indietro! Non hai via di scampo. No. Ferma! Ah, c'è tipo un mini fight. Perché la corrente è attiva? Non importa, troviamo l'intrusa. Clicker. Nora non aveva la maschera. Cazzo stiamo facendo? Non importa, dobbiamo portarla via e ammazzare l'intrusa. Silenzio. Va bene, volevo fare il furbetto. Questo non dovrebbe essere uno scontro troppo complicato. Si scavalca. Oh, ma tutti a me inseguono? No. Facciamo così, facciamo i furbi un bel po', i furbissimi. Lancio una bottiglia. Merda, qualcosa li ha fatti incazzare. Ammazziamo quegli schifosi. Dannazione. No, troppo lontano, però l'idea non è male. Però devo approfittare della cacciara successiva. Cazzo, siamo vivi! Falli fuori! Sentito, è lei! Voi divertitevi. No. Perché non si capisce mai se devi fare quadrato o triangolo. Allora, vabbè, però l'idea non è male, dai. Attenti! Ammazziamoli! Dai, spero che caghi quell'altro. No. Ma sai che ti dico? Perché lanciare una bottiglia quando si può lanciare una bottiglia con dell'alcol? Ehi, occhio! Dai, non si bruciano. Sembrano abbastanza occupati, giusto? Ok. Ok. Esatto. Si stanno trucidando, bellissimo. Infatti con la Molotov è andata molto meglio, perché ha creato più scompiglio. Che... senti come li stanno massacrando.
Dov'è Abby? Stai inalando spore. Sei tu. Cos'è questo verso? Sei una luce. Le luci non esistono più. Dov'è Abby? Tanto morirò in ogni caso, quindi perché dovrei dirtelo? Perché posso essere veloce. O rendere tutto molto doloroso. Pensa a quello che ha fatto. Alle persone morte per causa sua. Ultima occasione. Non tradirò la mia amica. Sono io. Si è nascosta qui, in questo acquario. Ok. Andiamo. Ti aiuto a lavarti. Le braccia. L'ho fatta parlare. Ehi. Non importa. Non voglio perderti.
avete lasciato tutto qui. Andiamo. Deve esserci qualcosa. Perché siete scappati? Questo cos'è? Io? È roba grossa. Il corso della storia. Ma chi ha impedito tutto questo? Forse noi nel primo capitolo, giustamente. E questo Ellie potrebbe non piacere. È saltato in mente scappare così nel cuore della notte. Avresti potuto parlarmi, non lasciare uno stupido biglietto. Spiegami che è successo qui. E mi menti ancora una volta. Me ne vado. E non ci rivedremo mai più. Ma se mi dici la verità, io tornerò a Jackson. Qualunque essa sia.
l'avrebbero uccisa. Io li ho fermati. Oh mio Dio! Cazzo! Non mi toccare! Tornerò indietro. Ma abbiamo chiuso. Eccoci qua, la prossima parte alla ricerca di Abby la facciamo la prossima volta. Quindi diciamo che con questo flashback abbiamo chiuso i dubbi del perché appunto Ellie non perdona Joel, o comunque ha degli attriti, o comunque aveva degli attriti con Joel, che comunque ormai non possono essere più risolti. Purtroppo Joel ha condannato l'umanità praticamente, quindi è normale che ci siano delle conseguenze. Non puoi fare quel casino che ha fatto senza rimanere impunito, diciamo. Quindi è questo che volevo dire a proposito della trama e di chi non l'ha apprezzata. Cioè, purtroppo è così, una scusa per far morire Joel te la trovavano sicuramente, se sei un bravo sceneggiatore, un bravo scrittore. Quindi ripeto, le lamentele che gli ha dato uno, so che torno sempre su questa cosa, non dovrei, però non ha senso, non ha senso. Un gioco, poi ancora abbiamo alcune cose da scoprire, molto interessanti, non troppe magari, ma a livello di narrazione c'è ancora molto. Quindi io, come al solito, rinnovo il ringraziamento per essere stati qua e ci vediamo alla prossima, e forse andremo a trovare la buona non troppo Abby. Buon